Salve a tutti, bentornati o benvenuti. Una imperdonabile dimenticanza mi porta a creare questo nuovo video. Fanno parte della mia collezione di borse anche queste altre. Andiamole a scoprire. Nel mio viaggio a Londra non potevo naturalmente farmi mancare una capatina da Harrods. Oltre ad aver preso tantissime altre cose, non poteva mancare una borsa. Nell'altro video avete sicuramente visto quella con la bandiera inglese. Questa invece è molto semplice, minimale, in vernice nera. E sebbene non sia di un'eccelsa qualità, ha comunque delle caratteristiche interessanti e un'ottima resistenza. Queste invece sono delle borsettine per la sera, delle clutch bag, ma diciamo che sono in versione busta, quindi molto sottili e piccole, ma morbide ed elegantissime, da abbinare naturalmente a degli outfit eleganti e per portare, diciamo, pochi oggetti. Il minimo indispensabile, uno specchietto e magari un gloss, oltre al cellulare. Per concludere questa piccola carrellata, una borsa furla di un blu molto intenso. Non so se il video riesce bene a rendere la tonalità. Comunque è un blu tendente al blu pavone, in pelle martellata, con metallerie dorate e immancabili piedini sul fondo. È una borsa di medie dimensioni, anche se più tendente al piccolo che al grande, ma direi che può essere benissimo usata per il giorno, naturalmente da abbinare a un outfit abbastanza elegante. Volevo inoltre mostrarvi la mia piccola collezione di foulard. Come vedete, li uso dei colori più disparati e anche i tessuti sono tutti diversi, da foulard più leggeri a vere e proprie sciarpe. Vi faccio una carrellata piuttosto veloce. Ne sono una grande appassionata e non smetto mai di comprarne di nuovi. Se vi va, prossimamente posso mostrarvi anche tutte le mie sciarpe invernali.
Questo è tutto, spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi pure al canale se volete continuare a seguire i miei video. Mettete pure un like se vi è piaciuto. Un bacio e alla prossima!